Il motore SensoWire è facile da installare e da programmare. Ecco come. La connessione del motore alla rete elettrica è quella standard. È importante sapere che fino a quando entrambe le posizioni dei fine corsa non sono state memorizzate, il motore si muove con un breve ritardo. Per programmare il motore si utilizza un cavo prova standard oppure direttamente il selettore di comando. Al termine di ogni sequenza indicata, il motore esegue una breve rotazione di conferma. Impostare prima la posizione di salita. Avvolgere lo screen fino alla posizione desiderata. Se è presente un cassonetto, attendere l'arresto automatico del motore in chiusura completa. Con il pulsante di salita eseguire la sequenza su, su, su. Impostare ora la posizione di discesa. Far scendere lo screen fino alla posizione desiderata. Con il pulsante di discesa eseguire la sequenza giù, giù, giù. Per la cancellazione del fine corsa superiore, portare lo screen in posizione di fine corsa superiore ed eseguire la sequenza indicata. Su, su, giù, su, su, su. Per la cancellazione del fine corsa inferiore, posizionare lo screen in posizione di fine corsa inferiore ed eseguire la sequenza indicata. Giù, giù, su, giù, giù, giù. Per la cancellazione totale delle posizioni di fine corsa, portare lo screen in posizione di fine corsa superiore ed eseguire la sequenza indicata. Su, su, giù, su, su, giù. La supersensibilità si attiva con una delle seguenti procedure, partendo dalla posizione di fine corsa alto. Per impostare il valore di sensibilità al massimo, premere su su giù, giù su su. Per regolarlo a un livello medio, premere su su giù, giù giù su. Per impostarlo a un livello basso, su su giù, giù giù giù. Per disattivare la supersensibilità, portare lo screen in posizione di fine corsa superiore ed eseguire la sequenza indicata. Su, su, giù, su, giù, giù. Per ripristinare la configurazione originale del motore, eseguire la seguente procedura. Collegare i fili del motore marrone e nero allo stesso pulsante, per esempio su. Premere il pulsante corrispondente, in questo caso su, per almeno 2 secondi. Ripristinare il collegamento elettrico.